La ricetta per i casoncelli: si va a stendere la pasta, no? Come se si dovesse fare una pasta fresca. L'unica differenza, diciamo, è che la farcia per fare questi casoncelli è una crema di castagne. Una volta poi chiusa la pasta tipo tortello, viene fritta e poi alla fine si aggiunge un po' di zucchero a velo. Per quanto riguarda il Monghi d'Oro, molto importanti sono i panini della neve. Ogni volta che scendono i primi fiocchi di neve, il forno di Monghi d'Oro fa dei piccoli panini per rendere omaggio appunto alle prime nevicate. Con i gusci della frutta secca si coprono i numeri delle cartelle delle tombole. Solitamente si cominciava appena dopo pranzo e si terminava a mezzanotte l'una. Poi c'era la nonna dall'altra parte del tavolo che invece di capire 69 capiva 89 o addirittura 99, che manco esiste. A Napoli la tradizione di Natale è veramente molto sentita, è un'occasione unica per stare in famiglia. Le fasi del panettone sono tutte belle, chiaramente la più emozionante è la lievitazione, quindi vedere il lievito madre che cresce e soprattutto vedere il panettone che cresce nel pirottino. Buon Natale per tutti! Tanti auguri di Buon Natale a te e famiglia. Buon Natale da Fico!